Via Palmetto di Università. 2 ottobre. No, 2 ottobre 2009, ecco i pulciosi davanti alla sede del congresso. Guardate, Claudio Prandi detto Ghost. L'extraterrestre davanti, accompagnato dalle sue guardie del corpo piuttosto corpose. E Jagu, ecco è lui. E poi luccica nella luce della sera. Ci sono pure io. Porca miseria, eccolo. Sistemato così. Così. Mi si sta chiamando. L'extraterrestre lo li chiama. Lo vogliamo rinominare le cappelle del commiato, queste cose, perché? Quali consigli vuoi che vuoi? Parla, lei di Godiva. Una visita urologica, cosa mi fai? I pulsosi. C'era anche una freccia che indica. Signori e signori, porta l'anidride, come vedete, la spuma indica la troppa anidride di questo vino. Il colore indica il poco vino in questo vino. Vedete un colore un po' così moscio, moscio, non c'è velature, no? Ma il vino deve essere un po' ambrato, deve... ma come vino? Ci ho fatto la pipì io. Ah, ok, allora è normale. Assaggia, non assaggia. Vediamo, analisi. Senti, come facevano i medici una volta, c'è di pepe. Sì, qua non va tanto bene. Diabete. Bisogna migliorare un po' l'alimentazione. È un po' pesante. Leggermente pesante. È pesante, clamoroso. Che bella regia. C'è avuto il tempo per farla spumeggiante. Noi la ringraziamo, carissimo esperto. Chi saranno mai questi due individui che camminano per le strade di Rimini? Andiamo a vedere davanti. Chi saranno mai? Ma sì, è lui! È il senatore Zampillix con la moglie! La stampa Rimini! Vi abbiamo beccati! Ebbene sì! Signora, ci faccia un saluto! Ciao!